pagella scolastica. Sì. Siamo nel 57, eh? Questa è la prima. La prima elementare. Sì, del 51. Ah, ma andava benino, eh? 8, sì, ma erano 8, le voti che davano quella volta. Eh sì. Diciamo che la scuola non gli piaceva molto. Comunque... Cioè, non gli piaceva molto perché non si sentiva valorizzato. Poi ha trovato un maestro, non mi ricordo il nome di questo maestro, che faceva cantare i bambini. Bello, maestro che fa cantare i bambini. E lui veniva fuori con la sua perfetta intonazione e gli ha detto: ma tu sei bravo, adesso fai un pezzo da solo. E lui si è esibito cantando una canzoncina, che adesso è mezzanotte, anzi lo era, gliel'ha fatta cantare tutta e gli ha detto: bravissimo. Questa è una, così, una raffigurazione, sì, di mio marito, come lo vedeva uno dei violinisti che ha collaborato molto con lui, Piero Raffaelli, ed è molto significativa perché ha messo in... Eccolo, proprio piccolino. Ah sì, sì, pochi mesi.